Il Festival di Sanremo quest'anno parlerà, anzi è il caso di dire mangerà, anche Ciociaro. Tra gli chef che cucineranno nelle aree hospitality, infatti c'è anche Annalita Nobili, titolare dell'omonima osteria a Rivi. Per lei è un grandissimo traguardo. Tantissima emozione, non mi aspettavo tutto quello che è intorno all'entourage sanremese, sono veramente felice e per me è un coronamento di un percorso lavorativo, spero anche in crescita, assolutamente sì. Annalita porterà nella Città dei Fiori un'esperienza più che ventennale con i suoi piatti che sono un mix fra tradizione e sperimentazione. Ma com'è nata l'opportunità di andare a casa Sanremo? Io faccio parte dell'APC, Associazione Cuochi Ciociari, e della FIC, la Federazione, che è la, diciamo così, tutto l'entourage che ha preso in carica le dinamiche di tutta la parte culinaria di Sanremo. Tramite la mia responsabile regionale Mirella Crescenzi e in collaborazione con la mia collega Orietta Di Lieto di Fondi siamo state scelte per andare a rappresentare la Regione Lazio. Il festival inizierà il 1° febbraio, ma Annalita con le sue colleghe già dal 31 sarà a casa Sanremo. Saremo già lì perché comunque per l'organizzazione e per i compiti a noi che verranno assegnati, che per il momento sono tutti top secret, nessuno sa con precisione i ruoli, ovvio solo la nostra presidentessa Alessandra Baruzzi sa come verranno sviluppati i compiti e le responsabilità. Come sarà cucinare per determinati personaggi? Io penso che sia un'esperienza più che emozionante. Assolutamente, sarà qualcosa che va al di là di ogni sensazione che si può descrivere, emoziona. Posso dire che dopo tanti anni di carriera sono felice che mi è capitata questa opportunità. Spero di far bene, sono orgogliosa di rappresentare il mio territorio, come ripeto con le mie colleghe, e faremo di tutto con il massimo impegno, come sempre svolgiamo il nostro lavoro. Annalita, se ti guardi indietro, guardi a quando hai iniziato e a dove stai arrivando, dove potrei arrivare, che cosa pensi, che cosa provi? Provo che è un input per andare avanti, continuare a crescere. Allora ti aspettiamo all'Opera a casa Sanremo dal 31 di gennaio fino al 5 di febbraio. Certamente, come ho detto, spero di essere all'altezza di tutta la situazione. E ci racconteremo quando tornerò, ti racconterò la mia esperienza nella mia piccola situazione personale.